sacco di spunti, tante cose interessanti che non sapevo, vedremo in seguito. Molto interessante, vengo da Rimini e quindi se non era interessante ci rimanevo anche male. È stato, guarda, incredibilmente più interessante di quello che mi aspettavo. È stato piacevole e ho imparato diverse cose. Perché ho sempre seguito il sito, mi sembrava interessante. Quello che mi può interessare, ci sono state delle cose formative importanti per la professione. Penso che tornerò sicuramente a trovarvi. 3, 2, 1, dimmi quando possiamo partire. Ed eccoci finalmente a Bologna. Giro di boa delle 20 tappe che abbracciano il territorio italiano. Sperimenteremo per la prima volta nella storia del tour di Edil Portale la diretta streaming. Io vi aspetto online attraverso la pagina di Edil Portale Tour. Vai regia! Oltre ai partecipanti qui in sala, ci hanno seguito in tanti dal web. Quindi finora abbiamo avuto quasi 5.000 partecipanti nelle 10 tappe già svolte e ce ne aspettiamo molti di più ancora nelle prossime. La normativa non basta più. Oggi si parla di edificio di qualità, del futuro e di una nuova modalità di affrontare la professione. Se vogliamo andare avanti dobbiamo capire che innovazione, aggiornamento, formazione sono fondamentali. È stato un pomeriggio molto interessante, come tutti quelli che mettono a confronto non solo più culture ma la cultura del fare insieme alla cultura del saper fare. Io partecipo sempre estremamente volentieri perché è l'occasione innanzitutto per scoprire e imparare anche qualcosa, perché ascolto con molta attenzione gli altri interventi e torno sempre a casa con qualcosa di nuovo. L'obiettivo è quello di ricordare sempre in maniera continuativa la presenza di più tecnologie per poterle vagliare sui progetti che loro quotidianamente poi prendono in considerazione. La strada giusta probabilmente è quella di credere che si può risolvere quello che è un problema oggi di una cattiva qualità. C'è molto più interesse, molta più consapevolezza del fatto che comunque il problema ambientale sia presente. Ci sono anche più presenze numeriche. È un argomento importante ed il portale questo argomento lo tratta molto bene. Un evento dall'alto contenuto tecnico che è utile per il professionista. Stiamo vivendo una bella unione fra chi deve progettare, che è l'anello di congiunzione fra noi produttori e chi realmente va a montare il materiale. La rivendita edile da sola oggi probabilmente ancora non è in grado di rendersi da sola promotore di queste nuove soluzioni tecnologiche, c'è bisogno veramente di questo tipo di iniziative in modo da formare il più possibile il progettista e far sì che lui trovi in noi un interlocutore tecnico per sviluppare meglio il suo lavoro. Oggi ci siamo trovati molto bene, siamo contenti, abbiamo conosciuto tanti tecnici, tanti ingegneri, tanti architetti, tanti periti, tanti geometri, quindi tecnici del nostro settore. Primo complimenti veramente, è il secondo appuntamento per noi, ottima iniziativa veramente, complimenti. E abbiamo un po' terrorizzato la platea, che nel senso che d'altronde il tema è nuovo. E quindi c'è bisogno un attimo di sedimentare, magari questa sera a casa ci pensano, ed è quello lo scopo, quello di provocare in questi casi un po' una reazione, un pensiero. Giornate come queste servono per aprire la testa, servono per individuare le innovazioni delle imprese. Solo più culture, ma la cultura del fare insieme alla cultura del sapere. Aggiornamento, formazione sono fondamentali. C'era un po' fuori dal conto più progettisti rispetto allo scorso anno. L'occasione di incontrare così tanti professionisti è sempre un livello di contatto un po' più colloquiale. Incontro. Quindi operatori preparati, qualificati che hanno chiesto.